Trascorsa la visita di Conte e Toninelli sulla 640, quali sono adesso le prospettive concrete di lavoro e di pagamento delle imprese impegnate nei cantieri riattivati? Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli hanno visitato a Caltanissette le cantieri in contrada Bigini, appena riattivato dalle imprese creditrici della CMC di Ravenna, nell'ambito della conclusione del raddoppio, atteso entro giugno 2020, della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. In termini concreti, trascorso l'intervento di Conte e Toninelli, quali sono le prospettive di lavoro e di pagamento dei debiti per le imprese vittime della crisi e dell'accesso al concordato preventivo della CMC? All'interrogativo rispondono le stesse imprese, che sono un centinaio e che vantano crediti per complessivi circa 50 milioni di euro. Ebbene, intorno alla metà della prossima settimana, tra il 17 e il 24 marzo, il Premier Conte convocherà a Roma il Comitato dei Creditori, la Regione e l'ANAS. E lo stesso Conte ha confermato che per i lavori futuri, non solo sull'Agrigento Caltanissetta, ma anche sulla Palermo-Agrigento, le imprese saranno pagate direttamente da ANAS. Ancora nebulose sono invece le previsioni sul pagamento dei lavori già compiuti. E il Comitato dei Creditori della CMC a domanda risponde: riguardo ai crediti pregressi per circa 50 milioni di euro che vantiamo nei confronti della CMC in concordato, è intenzione del Presidente del Consiglio ricercare una soluzione con tutte le parti in causa, così da completare le due opere in tempi celeri. A parte la nebulosità di tale risposta, il Comitato dei Creditori in concreto aggiunge di avere scongiurato Conte ad intervenire sulla CMC affinché siano sbloccati i primi 10 milioni di euro che la CMC si è impegnata a pagare, in mancanza dei quali non è possibile acquistare materiale e operare nei cantieri riattivati lo scorso 28 febbraio. E poi i creditori hanno denunciato a Conte le manovre in corso da parte di speculatori che, promettendo alla CMC sostanziali ribassi, tentano di sostituirsi a loro nella titolarità delle opere, riaffidandole poi con ulteriori tagli su prezzi e pagamenti. In conclusione, il comitato delle 100 imprese tra affidatarie, subappaltatrici e fornitrici e i 2.500 dipendenti ringraziano il Premier Conte e il Ministro Toninelli per l'attenzione prestata e ribadiscono: il nostro è un problema di tutta la Sicilia. Conte e Toninelli si sono resi conto che i due cantieri dell'Agrigento Caltanissetta e della Palermo Agrigento rappresentano attualmente una delle opere più importanti in Italia, che non solo connette velocemente e in sicurezza l'ovest con l'est della Sicilia, ma offre anche una funzionale alternativa e via di fuga in caso di interruzioni della vecchia autostrada Palermo-Catania, che dopo il crollo del viadotto Himera, ancora non reintegrato, è interessata da un importante piano di manutenzione straordinaria, con conseguenti e inevitabili ripercussioni sul traffico. Dunque è un atto di grande responsabilità politica, oltre che di amore per le nostre martoriate comunità, impegnarsi al loro rapido completamento. Nel momento che è uscita la macchina.